La domanda che ronza sicuramente nella testa dei tifosi è soltanto una: riusciranno i loro beniamini nell'impresa? Si prospetta un altro test importante per la squadra e se i risultati sul campo saranno quelli sperati, i benefici saranno immensi. I tifosi sono pronti, i cori si levano già nel cielo, le bandiere sventolano da un pezzo e l'atmosfera è senza dubbio già rovente. Tra non molto però saranno i giocatori a scendere in campo e a doverci credere fino in fondo. Che stadio magnifico! È davvero una struttura fantastica, un teatro perfetto per una partita tanto attesa. L'arbitro ha già dato il via al cronometro. Oh, conclusione! La toglie dalla porta! Cerca l'uomo là davanti. Ha la possibilità di andare verso la porta. Lungo passaggio in avanti. Sceglie di andare per vie verticali. Che giocata in dribbling! E prova il cross a tagliare! E peccato, può tentare la conclusione! Un'ottima opportunità che poteva anche portare al gol. Era in buona posizione e vedeva bene la porta. Ha preso la decisione giusta ma non ha inquadrato lo specchio. Non hanno perso tempo per recuperare palla. Abbiamo già visto qualche occasione, la partita sta diventando interessante. Ottima progressione, palla al piede. Rovina la festa agli avversari intercettando il pallone. Allunga il piede verso il pallone, lo supera. Pallone dentro. E abbiamo già superato il quindicesimo. Nessun gol finora. Accelera per smarcarsi. Supera l'ultimo uomo prima della porta. Hanno già riconquistato palla. Sbaglia il passaggio, mal calibrato. Riceve il passaggio. Prova a tirare. Ha potuto concludere da posizione ideale. Non è stato per niente lucido qui. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta, ha sbagliato. Libera il compagno meravigliosamente. Intervento difensivo molto solido qui, non si sono... Qui c'è... Bella parata! Brutta palla qui nella terra di nessuno. È in ottima posizione, al momento giusto, al posto giusto. Cerca la traccia in profondità. Questo errore potrebbe essergli fatale. Occasione d'oro. Tentativo verso la porta. Ancora un errore sotto porta, iniziano a diventare tanti. Gli manca qualcosa, Fabio, nella finalizzazione, perché poi là davanti ci arrivano, e come? C'è la palla lunga, in avanti. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo visto che hanno buttato al vento un contropiede favorevolissimo. Gioca con un pallone lungo. Se ne va. Ottima giocata difensiva. Cerca il passaggio ma non trova la precisione. Fa viaggiare il pallone in verticale. E passa. Palla buttata via, peccato. E trova il compagno. E il guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco.
Va dato atto al lavoro magistrale della difesa, sta togliendo ritmo all'offensiva degli avversari. Pallone interessante, in verticale. Fa sfoggio della sua tecnica. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Il risultato non rispecchia una partita che finora è stata giocata a viso aperto dalle due squadre. Tanti tiri, zero gol. Avanza deciso. Si allunga e trova la palla. 5 giri di orologio per andare a riposo. Prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Prova a prolungare. C'è il tiro! E c'è il gol! Nella ripresa del gioco potrebbero avere davvero un grande vantaggio psicologico dopo questo gol. Un tiro incantevole che va a battezzare l'angolo e non lascia scampo al portiere. È finita in rete dopo aver colpito la traversa. Era fuori dalla portata del portiere. E il risultato si sblocca, 1-0. Questa è una rete che cambia tutto, anche nella testa del mister. Adesso ha pochi minuti per ripensare alle indicazioni da dare negli spogliatoi, ma direi che è ben felice di poterlo fare. Bell'anticipo, ora possono ripartire. Palla in avanti, verso il compagno. Un minuto al tempo regolamentario. Può arrivare in porta. Pochissimo tempo a disposizione. Controlla la prova da fuori. Grandissimo salvataggio del portiere. Una parata eccezionale. Un intervento d'applausi. E arriva il fischio finale di questa prima frazione di gioco. Prima metà di gara in archivio sul risultato di 1-0. Non un vantaggio che permetta di adagiarsi sugli allori, ma si tratta pur sempre di un gol in più degli avversari. Ancora 15 minuti di pausa prima di rivedere le squadre sul rettangolo di gioco. Mi sembra che manchi loro un po' di cattiveria, specialmente nel reparto offensivo. Non sarei sorpreso di vedere un paio di cambi nel secondo tempo. Si riprende con il secondo tempo. Cercheranno di rifarsi subito, gettandosi in avanti fin dai primi minuti del secondo tempo. Certo, questo è un atteggiamento che li espone a qualche rischio, al contropiede degli avversari, ma credo proprio che non abbiano altra scelta. Errore qui, pallone sprecato. Vediamo se può capitalizzare. Trova un modo per... Occhio alla... Splendida reazione del portiere! E trova il fondo della rete! Atteggiamento positivo in questo secondo tempo. Subito gol! Povero portiere qui! Era riuscito a opporsi alla prima conclusione, ma non poteva fare nulla sulla ribattuta. Non so se l'estremo difensore potesse fare meglio, ma questa è una dimostrazione dell'importanza dell'intuito nel calcio. Si ricomincia da una situazione di parità. L'esito di questa gara secondo me sarà in bilico fino alla fine. A nessuna delle due formazioni manca il talento e la qualità per vincere. Ottimo senso della posizione, pericolo sventato. Non si fa sorprendere da quella palla. Secondo me Fabio non si aspettavano neanche di poter pareggiare immediatamente ad inizio del secondo tempo. Ora devono continuare a crederci perché hanno la possibilità di vincere la partita. Questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa. Prova il tiro! Ottimo tentativo, ma non trova il gol. La conclusione è uscita. Peccato, almeno avrebbe potuto impegnare il portiere. Errore clamo, ci prova! Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Aveva preso il portiere in controtempo, ma la traiettoria non è stata vincente. Conquista palla in zona pericolo. La quantità di spettatori di questo partito passa al pallone, però prova a indicare lo scatto sul fondo. Prova a giocarla in profondità. Difficile anche comprendere il perché. Forse l'allenatore ha paura di modificare gli equilibri. Si libera e va.
allontana. Apertura sulla sinistra, lunga. Si sbarazza dell'avversario. Effetto al cross. Colpo. È un grande riflesso qui. Una parata che vale quanto un gol. Sembrava aver sorpreso tutti, ma il portiere ha fatto un mezzo miracolo. Cambio. Non c'è dubbio che cercheranno di sfruttare il gioco aereo. Lì, in area di rigore. Prova la conclusione aerea. Una buona iniziativa, ma non è bastato. Tentativo di palla filtrante non arriva a destinazione. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Trova un modo per passare. Si sta realizzando un cambio. Palla verso il centro. Svetta di testa. Si è coordinato bene, ma ha mancato il bersaglio. Il Cruz Azul ha portato tanti uomini in area di rigore. Non sono comunque riusciti a realizzare. Dopo questa sostituzione, l'allenatore potrà ricorrere alla panchina solo un'altra volta. Non impensierisce la difesa. Accetta la sfida e ne esce vincitore. Stanno facendo di tutto per vincerla. Secondo me attaccheranno fino allo scadere. Torreggia di testa. Completamente fuori misura. Chissà cosa gli passa ora per la testa. Errori come questi lasciano sempre il segno. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Una bella giocata nello spazio. Detta lo scatto del compagno con un filtrante. Cerca traversone. La butta lontano dall'area. Palla riconquistata immediatamente. I giochi sono ancora apertissimi. Ora tutto dipende dal talento dei singoli. Una giocata può anche decidere la partita. Può valere la vittoria. Sì Fabio, è un confronto equilibrato. Ma basta un attimo a far cambiare le cose. Man mano che passa il tempo poi subentra la stanchezza. Anche le energie mentali possono venire meno. E un solo dettaglio può fare la differenza. Ecco il tiro! E c'è il gol del Cruz Azul! Non si sono disuniti e sono tornati avanti. E quando si fanno questi regali non ci si può aspettare un risultato diverso dal gol. Hanno costretto la squadra avversaria all'errore con il loro pressing alto. Un gol cercato con la tenacia. È la sua giornata, è appena entrato e va subito in gol. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. Ed ecco il colpo di testa. Gol, non sbaglia. Sembrava finita e invece l'hanno ripresa per i capelli. Niente da fare per la difesa, che ha provato in tutti i modi ad arginarlo. Senza successo però. Questo è un gol di pura caparbietà. Era pressato, ha resistito e si è fatto largo trovando spazio per tirare. Hanno trovato la parità proprio nei minuti finali. Che rimonta, Fabio. Ce l'hanno davvero messa tutta. Sono stremati, ma hanno cambiato l'inerzia della gara. I supplementari sono all'orizzonte e può ancora succedere di tutto. Si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Riceve un pallone interessante. Prova il cross in aria. Accelera per smarcarsi. Nasconde il pallone all'avversario con una magia. La gioca in aria. Fischio dell'arbitro. Non sono bastati 90 minuti. Si va ai tempi supplementari. Si sono risposti colpo su colpo e nessuno ha dato ancora la zampata vincente.
Sono curioso di vedere se cambierà qualcosa nei tempi supplementari. Se va a realizzare un cambio. Parità dopo 90 minuti, si va ai supplementari. Adesso dovremo vedere soprattutto chi ha più energie residue. Sono già riprese le ostilità. Riceve in ottima posizione. Palla dentro. Beh, non è stata certo la miglior giocata della sua partita. Vede la partenza del compagno e prova a seguirlo. La gioca in avanti con un filtrante. Non si fa sorprendere. Colpisce! Che cosa ha fatto? Un gol che parla da solo! Un abbaglio del genere a questi livelli viene sempre punito. Hanno mostrato grande caparbietà sull'indecisione della difesa, che a questi livelli si paga sempre a caro prezzo. E passano in vantaggio. Fallo, nessun dubbio. Non si fa attendere troppo l'arbitro, ecco il responso inappellabile, espulso, game over per lui. E ora dovranno giocare il resto della gara in 10. Ottimo intervento! Gioca una palla lunga. Palla buttata via, peccato. C'è un compagno largo, pronto a ricevere. Intercetta il pallone, ben fatto. Tocco morbido. Tentativo di allungare il gioco. Il passaggio aveva i tempi giusti, così come il difensore. Spazza lontano. E l'arbitro dice che può bastare, termina il primo tempo supplementare. È stato un incontro davvero interessante. Ci aspettano altri 15 minuti di pura adrenalina. Eccoci qui, il secondo tempo supplementare. Tutto in un quarto d'ora. È il momento decisivo. Ci stiamo addentrando nell'atto finale di una gara a dir poco entusiasmante. Prova con una palla filtrante. È un po' troppo ottimista con questo passaggio. Devono accelerare per poter sfruttare il contropiede. Può andare! Straordinaria motivazione da entrambe le parti. All'entusiastica azione d'attacco ha replicato una dimostrazione di caparbietà difensiva. Lo supera! Riconquistano subito la palla. La calcia con forza ed evita azzardi. Palla a cercare la profondità. Riesce ad allontanare. La dà indietro per evitare grane. Sbaglia il passaggio, mal calibrato. E sbaglia completamente il suggerimento. Respinge il tentativo dell'avversario. Manca poco alla fine, devono difendere questo vantaggio. Grande giocata difensiva. Non hanno tutto il tempo del mondo. Devono sfruttare meglio le occasioni che riescono a costruire. L'estremo difensore la calcia lunga. Tocco preciso. Il muro della difesa tiene la grande. Si chiude dunque la sfida con il fischio dell'arbitro. Hanno disputato una gara convincente e hanno ottenuto la vittoria di cui avevano bisogno. Che idee ti sei fatto sulla partita di oggi, Luca? Meritano un plauso per il modo in cui hanno portato a casa la vittoria. Era un incontro molto importante. Grazie.